aspetta che finisco di fare un Grazie Presidente. Cari colleghi e caro onorevole Mennitti, mi sa che si è scordato che solo un anno fa era nel governo Prodi, e nel governo Prodi per gli immigrati non si è fatto nulla, per il governo di Prodi per gli immigrati non se ne parlava neanche, nel governo Prodi le donne che chiedevano permesso di soggiorno, donne che si sono trovati in momenti di difficoltà, quando bussavamo nelle porte dell'onorevole Mennitti, non aveva nessun interesse e non aveva nessun interesse di aiutare gli immigrati. La sua è solo demagogia. Il provvedimento contiene una serie articolate di riforme con su fronte diverse, si caratterizzano per la comune finalità volta a garantire un efficace sistema di sicurezza pubblica. Il governo ha voluto agire sull'immigrazione, la sicurezza urbana, la tutela di soggetti deboli e più in generale la sicurezza pubblica intesa come controllo al territorio attraverso la legislazione antimafia. Si tratta di interventi che toccano il cuore dei cittadini, perché sono volti a mettere in atto le misure idonee con appropriati mezzi di ostacolo alla criminalità o all'immigrazione clandestina, ma al tempo stesso a garantire i soggetti più deboli. Da qualche tempo tutto il Paese chiedeva norme che mettessero in grado le istituzioni di porre un freno al fenomeno incontrollato dell'immigrazione clandestina. In merito ai flussi di immigrati irregolari che ogni anno a migliaia si riversano nel nostro paese, in molti dimenticano il racket e la mafia che si alimenta dietro questo fenomeno, così come non pensano ai danni che questa situazione ha arrecato in tutti questi anni a tanti immigrati onesti che sono entrati in Italia rispettando la legge e che vorrebbero viverci continuando a rispettarla. Sono oltre 6.000 gli irregolari sbarcati in Italia solo quest'anno. In Italia nessuno li ha sparato, in altri paesi li hanno sparati e nessuno li ha accolti. Il doppio dello stesso periodo dell'anno precedente. Raddoppiano gli arrivi sulle coste, raddoppia il numero dei minori non accompagnati. E minori non accompagnati che si trovavano purtroppo, come abbiamo visto, davanti ai semafori, e nel governo di Prodi chiudeva gli occhi su questa questione. I nomadi che giravano per i semafori, bambini sotto il sole, sotto la pioggia, è quella che si chiama xenofobia. E quella è xenofobia, è quella di non vedere l'altro e non vedere il diverso. I bambini non accompagnati, come dicevo, i viaggi della speranza non rallentano più neppure d'inverno, quando le condizioni atmosferiche rendono ancora più pericolose le attraversate. La mancanza di regole incisive ha spinto quindi i mercati di esseri umani ad aumentare il loro business, mandando a morire i clandestini, imbarcandoli a qualsiasi condizione. Da donna italiana di origine marocchina mi sento di dire
che è giunta l'ora che chi aspira ad una vita migliore qui da noi debba giungere legalmente in Italia per concorrere al suo sviluppo economico, sociale, istituzionale, senza cadere vittima della criminalità organizzata e pericolosa, far entrare clandestine che vanno ad ingrossare le sacche di marginalità sociale in un contesto di crisi come quello che stiamo vivendo. È ancora più pericoloso quel multiculturalismo di stampo bonista che è convinto di agire nel nome di rispetto delle differenze, di usi e costumi, è pronto a comprendere e giustificare qualsiasi cosa. Vorrei ricordare che quest'anno è stato registrato un aumento di casi di violenza sulle donne che vede protagoniste anche coppie di immigrati che vive in Italia. Non può vivere seguendo tradizione incompatibile con l'ordinamento italiano, deve conoscere e rispettare le leggi di questo paese, studiando la lingua e la Costituzione italiana. Non è tollerabile continuare a subire ingressi spesso insieme ai clandestini entrano appartenenti a gruppi estremisti, purtroppo islamici, che mirano a imporre la propria ideologia fondamentalista estremista all'interno delle comunità straniere immigrate. Il rischio c'è, lo dimostra uno degli ultimi fatti. Proprio ieri la Digos di Bari ha sgominato una cellula del Qaeda che usava l'Italia come punto d'appoggio per portare clandestini in Europa, che aveva anche pianificato un attentato in Francia all'aeroporto di Charles de Gaulle. Sempre ieri la stampa francese denunciava il pericolo di reclutamento di immigrati per l'esecuzione di attacchi di kamikaze da parte delle cellule nordafricane di Al-Qaeda, mentre nei mesi scorsi la stampa algerina aveva lanciato il grido e continua a lanciarlo tutto il paese del Nord Africa, e lo denunciamo noi tutti i giorni, mentre il grido d'allarme sul fatto che i terroristi islamici estremisti di matrice qaedista stessero già chiedendo ai clandestini in partenza verso l'Italia e la Spagna di seguire attentati. Il provvedimento di oggi votiamo farà in modo che ci sia meno delinquenza per le strade e più sicurezza, meno criminalità e più controllo, farà in modo che venga garantito il diritto dei cittadini a sentire dei detentori e possessori delle proprie città, nella misura in cui lo spazio pubblico appartiene ad ogni singolo cittadino che contribuisce alla sua crescita e al suo sviluppo. Il matrimonio non diventi uno svilente pretesto per acquisire la cittadinanza italiana, che gli immigrati regolari in Italia possono vivere vigorosamente nel pieno rispetto dei propri diritti. Il governo ha il dovere di garantire questi diritti per coloro che vivono nel territorio della Repubblica Italiana, dando a tutti pari opportunità per il pieno sviluppo del proprio personalità, ed ha allo stesso tempo il compito di fare sì al proprio, concludo Presidente, ai propri cittadini e a chi soggiorna entro i nostri confini siano garantiti i necessari mezzi di sussistenza per vivere dignitosamente. Credo la giustizia quella di accogliere tutti senza avere pane e sufficienza per nessuno.
Diventa allora necessario da parte mettere gli stranieri nella condizione di restare proficuamente nel proprio paese per aiutarlo a prosperare senza svuotarlo delle sue migliori energie vitali, e nessuno piaccia dover lasciare la propria terra d'origine, da altri ridungere in Italia a condizione illegale. E concludo che chiedo l'autorizzazione di confermare lo scritto, e dico a quella sinistra buonista di non chiudere gli occhi.